La grigliata di Ferragosto in Abruzzo è una tradizione consolidata, ma nei giorni dei grandi roghi e delle temperature bollenti è possibile farla in tutta sicurezza e con un occhio alla salute. I consigli dei patiti della brace e di Sergio Accorona, fondatore della BBQ, la community del barbecue. Sicuramente optare per una zona fuoco censita, quindi una zona dove sia possibile accendere un fuoco, non accendere fuochi liberi assolutamente all'interno di aree verdi coperte da alberi, insomma, dove il fuoco sia soffocato all'interno di una zona verde, e quindi utilizzare decisamente delle zone deputate a questo. I comuni e la gestione parco delle aree verdi hanno dei punti fuoco censiti e in quelle zone è possibile accendere il fuoco, quindi la regola sarebbe sempre chiedere al comune o all'ente parco di riferimento se in quella zona dove si vuole andare ad arrostire è ancora possibile farlo. Un'altra cosa che si può fare per semplificare è andare in zone dove è possibile arrostire che siano gestite da un privato. Importante comunque sempre essere responsabili, spegnere la brace, portare con sé un piccolo estintore che adesso nei supermercati si trova a pochi euro, quindi è opportuno sempre averlo con sé. Queste sono piccole regole di buon senso e ovviamente non lasciare immondizie nelle zone dove si ristora. Per tutti gli appassionati poi c'è il vostro sito internet e siete anche su Facebook. Sì, noi abbiamo un sito dove recensiamo appunto le aree barbecue, abbiamo fotografie e quant'altro, descrizioni per queste aree barbecue, e poi abbiamo ovviamente anche i nostri canali social dove potete unirvi alla nostra community e partecipare ai nostri eventi. Ovviamente il social quest'anno tira ancora di più perché sono vietati gli assembramenti causa Covid, anche se si è all'aperto, quindi c'è una maggiore libertà, ma bisogna sempre, come dire, utilizzare il buon senso. Il buon senso ci dovrebbe sempre guidare in assoluto, con il Covid ovviamente ancora di più. Ma com'è nata la passione per la griglia? La passione per la griglia è nata perché siamo abruzzesi, quindi siamo sempre con la brace tra le mani, nasciamo con un arrosticino in bocca, quindi praticamente è inevitabile avere a che fare con la brace. Poi da lì chiaramente si vuole cercare di ampliare, di fare qualcosa di più, si arriva a cuocere magari una bistecca, qualcosa di un pochino più spesso, più alto, più succoso, e quindi si va verso una direzione diversa e poi inevitabilmente si arriva alla cucina vera e propria, quindi termometri, quindi salse, spezie e quant'altro.